Benvenuti all'ascolto di Radio Giano Public History. Welcome to Radio Giano Public History. Bienvenue à l'écoute de Radio Giano Public History. Willkommen Leute bei Radio Giano. Viel Spaß! Amici e amiche di Radio Giano Public History, benvenuti a questo nuovo episodio di Vite Parallele, l'ultimo di marzo. Ospite di questa puntata molto particolare, Irma Andriola da San Donà di Piave, che oltre a fare provincia con Venezia fa anche rima con Venezia, ma lo scopriremo tra un po'. Buonasera Irma Andriola. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, buonasera Irma. Allora Irma, come di consueto, saluto anche Marco Lodi alla regia, nostro presidente, super presidente, editor e regista della mia, delle nostre trasmissioni. Io farei allora Irma il primo stacco musicale con Silent Love, Richie Everett e la sua orchestra che ci accompagnerà con i suoi brani per tutta la puntata. Vamos Marco Lodi. Sei all'ascolto di Radio Giano Public History. Bentornati a Vite Parallele, ospite Irma Andriola. Allora, prima di cominciare con le domande, questa puntata particolare e diversa, ma ce ne saranno altre perché scopriremo tanti autori particolari da qui ad aprile, comincerei a leggere una bellissima poesia proprio su Venezia, scritta da Irma Andriola, di cui appunto io leggerò la prima parte e Irma la seconda. La poesia si intitola Sogni di vetro e riposa, o forse sogna, quella sirena di vetro della tasca della giacca. Il vento soffiava sui folti capelli, sulle squame lucenti nero e porpora. Solo una stella tra i dardi di fuoco che non potevi guardare, le braccia irrequiete in attesa. Il vento soffiava la vita nel cuore intrepido. Discese e salite erano giochi e fantasie invalicabili, improvvise rincorse, solo magiche carezze e tutto era possibile. E riposa, o forse sogna, quella sirena di vetro, forse un angelo di una magica città sull'acqua, dove anche la notte accoglie il respiro del vento tra ponti, archi e gatti curiosi. Sotto il vetro l'anima ammaliatrice rinasce. Una carezza e tutto scintilla, la tua stella porpora, il sangue fatato che risveglia sogni dormienti, il tuo corpo vibrante nell'aria fresca di giovinezza sinebria. Solo un volo di fuoco, una mano, una tasca vuota. Riposerai domani nelle luci dell'acqua, il tuo mondo giù in fondo al mare, dove la luna ritorna a sognare.
Grazie Irma Andreola per questi versi meravigliosi. Allora, io ecco, ti presento ai nostri tantissimi amici ascoltatori, ai quali appunto dico che ho avuto il piacere di conoscerti anche personalmente, Sì. e questi fluenti capelli neri, questo sorriso enigmatico e questo sguardo magnetico. Insomma, cari ascoltatori, io ve la lascio immaginare Irma, magica e misteriosa come Venezia. Quindi io per questa puntata vi prego di immaginarvi nelle calli e di udire una voce flautata che dal Ponte dei Sospiri legge tra maschere nobili e il lento dondolio delle gondole il racconto in versi di un mondo sotterraneo e giocoso, passionale e ardito, intimo e nascosto, quello dell'anima di Irma Andreola. Allora, Irma, buonasera ancora, e questa Buonasera. premessa era doverosa. Allora, Irma, cara, quando e perché hai cominciato a scrivere poesia? Prego. Ah, bella domanda. Allora, forse una data precisa, penso che non ci possa essere. Comunque, Ovvio. ho sempre amato scrivere e leggere, da sempre, diciamo, fin da quando ho imparato a scrivere. All'età di 4 anni, quindi io man mano mi sono evoluta fino a leggere e scrivere individualmente. Comunque, il fatto di amare o odiare la poesia, oltre ad essere stata una battuta che tu ben sai, hai scritto odio la poesia, no? Della È proprio locandina, ciò. sì, ovviamente Esatto, sì. l'odio e l'altra Mi faccia scrivo dell'amore, quello. ovvio. Sì, è proprio ciò che sento, però effettivamente è proprio così, mi è venuto spontaneo. Comunque, io dopo aver letto i grandi poeti nel passato, all'età scolastica, così, è stato molto difficile credere di diventare poeti o definirsi tali. Io infatti non mi definisco una poetessa e nemmeno una scrittrice, ma soltanto una donna che ama scrivere, ecco, mettiamola così. Comunque, nell'adolescenza scrivevo i pensieri in prosa, in poesia, in rima, però non c'era molta soddisfazione. Cioè, non mi piaceva ciò che scrivevo alla fine, penso che sia una cosa comune questa a chi scrive. Non mi piaceva il risultato, ero più attratta oltretutto dalla scrittura di racconti. Che poi, insomma, regolarmente eliminavo perché nemmeno di quelli ero soddisfatta. Poi, con l'andare del tempo, passato tanto tempo, mi sono sposata, eccetera, eccetera, e comunque ho lasciato perdere per forze maggiori, appunto, di questo tipo, la famiglia e quello che mi è seguito. Però, dopo molti anni, circa nel 2013-14, ecco, per dare una data, più o meno questa, Certo. ho iniziato, a scrivere poesie per mia mamma, che era scomparsa nel 2009. Dal 2009 al 2013 ho avuto un bruttissimo periodo perché non accettavo, come tantissime persone subiscono un lutto, insomma, no? E non riuscivo ad accettare questa scomparsa perché io ero molto legata a mia mamma. Allora, nel 2013-14 ho iniziato a scrivere delle poesie per lei. E non solo, ovviamente. E da quella volta non mi sono più fermata. Il fatto di scrivere così per questo motivo mi ha emozionato talmente tanto che l'ho considerato quasi una via di sfogo, diciamo, per incanalare questa tristezza, questo dolore che sentivo e forse in qualche modo mi ha anche fatto bene, insomma. Però le persone che leggevano le mie poesie, che potevano trovare soltanto in Facebook, perché come sai io non ho ancora pubblicato niente, leggevano queste mie poesie e anche di altro genere, non solo di questo tipo, mi dicevano che si emozionavano e che erano molto gradite, insomma, erano felici quando leggevano le mie poesie, i miei versi, anche i racconti che poi ne sono seguiti. Allora io ho continuato praticamente perché
Naturalmente ci vuole un benestare delle persone che leggono, perché se tu scrivi e non sai se magari scrivi bene oppure no, non confrontandosi con nessun altro, no, non riesci a pensare, sì, scrivo bene, continuo. Se hai un motivo per farlo, lo fai. Nel mio caso io avevo il motivo per esternare tutto quello che sentivo, perché Quindi per me tu. scrivere è solo passione, è sentire e poi scrivere. Ma E questo questa magari è una esula cosa dalle. bellissima. Quindi tua mamma è stata la scintilla e la musa, e quindi ti ha dato nuova linfa, però a un qualcosa. Tu avevi un embrione dentro di te che si chiama Sì, poesia. beh, penso di averlo sempre avuto. Cioè, ma è Sì. ovvio, ma è ovvio, ma è ovvio, perché non ci si improvvisa poeti, si nasce poeti. Poi No. succede qualcosa nella nostra vita, in questo caso la morte di tua madre ha dato origine a una nuova vita, la tua C'è stata poesia. una svolta praticamente anche molto forte. Bravissima, bravi. Allora, Irma, siccome noi vogliamo far parlare soprattutto i tuoi versi, perché tu con Sì. quelli ti esprimi, allora io direi che tu leggi e fai ascoltare ai nostri tantissimi ascoltatori La Primavera, un'altra Sì. tua bella composizione. Prego, a te la parola. Primavera. Era quel sentore d'acqua costretta dal cielo, quel tremore dei muri nella luce cupa e accecante, quel rombo impetuoso e sovrastante. Erano spilli di ghiaccio sulla pelle calda, aliti lungo la schiena inarcata, brividi che scendono e scuotono le vene. Erano parole liquefatte sull'asfalto, avido e impaziente di ripulirsi il manto. Poche foglie ebbero l'ardire di adagiarsi su quel rivolo invitante, nelle crepe nascoste dall'erba. Lacere anime immobili e mute al riparo dall'oscuro passo sul ciglio gelido, dimenticato. Presto tutto sarebbe tornato a palpitare in un respiro atteso, e una carezza nascondeva quei fremiti d'acqua e sale lenti tra le foglie di tulipani bianchi e gialli, e nei rintocchi degli sguardi accesi la fredda morte bugiarda svaniva, vinta ormai da un abbraccio ipnotico e dal suo caldo e vivido soffio. Primavera. Bellissima. Io su questi versi, Irma, Sì? farei il secondo stacco musicale, beviamo un Bene. sorso d'acqua, Sì. Remember Mema, Richie Everett e la sua orchestra. Vamos, Marco, ci ritroviamo tra pochissimo. Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. Bene, rieccoci a Vite Parallele, Radio Giano, Public History, poesia, 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 con la nostra Irma Andriola. Allora, Irma, parole che scendono come gocce. Questa è una frase tratta da una tua
poesia. Quando queste gocce sono sottili, quando diventano grandine e quando si sciolgono come la neve. È ovviamente un pretesto per chiederti con quale stato d'animo scrivi meglio, anche se ce lo hai ampiamente descritto, però magari nel corso degli anni sono intervenuti, insomma, altri momenti. Oppure se anche quando scrivi ti senti come una medium, come se tu fossi in uno stato di trance, anche perché quando si scrive, si fa qualcosa che ci piace, ci si estranea da tutto il mondo. E quindi seguendo il flusso di coscienza. Raccontaci, Irma. Ah, hai detto bene. Allora, parole che scendono come gocce è una frase tratta da una mia poesia che non è inclusa oggi. Certo. È una poesia che si intitola E mi accorgo di essere viva. E qui solo questo titolo diceva tutto. È una poesia che avevo dedicato a mia mamma. Nello stesso tempo c'era una descrizione del mio stato d'animo proprio in contatto con lei. Non so se mi sono spiegata. Comunque, sì, sì. È dedicata a mia mamma e in questo caso la poesia proprio esaltava le immagini che arrivano spontaneamente. C'era proprio questo contatto con lei e mi arrivavano queste immagini che poi ho trascritto appunto in quella poesia perché sentivo la forza che avevano queste immagini tramutate in parole e non potevo rifiutarne assolutamente di trascriverle. La mente e l'anima, contatto interiore, proprio in un'evocazione di presenza vera, cioè io mi sentivo davanti a mia mamma quando pensavo a lei, perché insomma è una poesia scritta in un momento particolare che però si è prolungata nel tempo questo stato d'animo e faceva fatica anche ad affievolirsi. Intanto io scrivevo perché quando scrivevo stavo bene, mi sentivo bene. E quindi certo. E perché si doveva affievolire questa energia? Questa energia non si deve mai affievolire, perché tutto si trasforma dopo la morte, ci trasformiamo. Sentivo l'affievolire del dolore che avevo, mi faceva stare certo. Meglio in questo senso. Certo, allora scrivendo certo. Magari dopo un po', ovviamente lo stato d'animo era sempre malinconico ma c'era un certo appagamento nell'aver espresso la propria anima e quindi cioè è un trovarsi di fronte ti tranquillizzava sì, a scrivere sì relativamente comunque era una ricerca di un contatto reale praticamente certo ma ci si rende conto purtroppo che le cose non possono ritornare come erano prima ci si trova inermi di fronte alla morte per capirsi certo. E quindi il fatto di mi accorgo di essere viva, nonostante tutto il dolore, nonostante tutto quanto mi facesse sentire male, comunque di sentire sempre di più la presenza di mia mamma viva e reale. Questo era il senso. Quindi la scrittura ti ha anche magari aiutato a convivere sì. Con il dolore, perché sì. Quello non finisce mai il dolore. No, purtroppo no. Perché anch'io ho vissuto la stessa esperienza tua, mi vivi accanto e quindi è lì, ogni tanto lo guardo in faccia, lo affronto, poi lo rimetto via e così per tutti. E comunque sì, rispondendo alla domanda, spesso scrivo anche in uno stato di trance, perché mi è successo molto, ma molto spesso anche quando scrivo racconti. Gli stati d'animo ovviamente sono diversi, non sono soltanto la morte, che insomma anche quella fa parte della nostra vita, certo. Non possiamo dire altro, ma purtroppo. Certo, ovvio. Allora, ovvio. Gli stati d'animo di felicità, di tristezza, di solitudine, ma anche di rabbia, di paura, di speranza, insomma. Certo, certo. E la morte è una nota presente molto spesso nelle mie composizioni. Certo. È brutto da dire, se uno è così tanto felice, ma non trova neanche non è brutto scrivere.
fa tutto parte, la morte Sì. fa parte della vita, e Sì. che nella società occidentale abbiamo un concetto della morte che non dobbiamo manco morire più ormai nell'Occidente, dobbiamo vivere in eterno nell'Occidente ormai, mentre in altri paesi il concetto della morte è diverso. Tu basta guardare, Irma, anche i cimiteri nostri, che sembrano ormai Festival di Sanremo, non più cimiteri, ecco, e tu guarda i cimiteri del nord Europa senza foto, con una in mezzo alla città dove Sono una portano croce. i bambini è un parco dove portano i bambini, dove i morti vivono accanto ai vivi. Cioè, è un altro modo veramente di vedere la morte, di guardarla con discrezione, però di dire esiste accanto a noi, cammina accanto a Sì. noi. Ecco, e hai un momento della giornata preferito per scrivere? Non so, ti preferisci la mattina, il pomeriggio, la sera? No, io scrivo di notte. Di no, Sono di l'anima notte. notturna. Tu sei proprio Sì. dark, non c'è niente da fare. No, è l'unico momento dove c'è un silenzio totale, che Ah, tu hai allora io bisogno di tanto ricevo. silenzio, hai bisogno. Sì, ho bisogno di silenzio. Qualche volta si sente il ticchettio degli orologi, perché qualche Beh, volta vado a vabbè. scrivere in cucina. Allora c'è proprio una rincorsa, un rincorrerci di questi due orologi grandi da parete, perché ne ho 3-4 solo in cucina, Certo. e quindi si sentono solo quelli. E tutto questo l'ho raccontato anche in alcuni racconti. Io ho scritto tutta questa cosa. Però il discorso che ti dicevo prima, che è sempre un minimo comune denominatore a tutto quanto, è che queste cose, queste ispirazioni che mi capitavano, le ho trascritte nei racconti, dal titolo I sette spiriti, Fatalità, e Delia. Sono i due titoli dei racconti. Dico per chi vuole andare a trovarli in Poi Facebook, dopo diamo tutte le dico. istruzioni alla fine della puntata. Esatto. Se Sì, vogliono siccome in questo momento scoprirti, stiamo parlando di questo argomento, allora certo, no, quindi poi a fine puntata daremo ulteriori informazioni. Quindi, ma tu hai mai letto Edgar Allan Poe? sì, tantissimi, Ah, ecco, corvaccia tantissimi. mia, corvaccia mia. Ascolta, Irmi, permetto perché ti conosco. Allora, Irma, guarda, io direi di lasciare ancora una volta la parola ai versi prima della terza pausa musicale. Quando tu mi guardi, leggici quest'altra incantevole poesia. Sì, eccola qui. Allora, quando tu mi guardi, erano solo nuvole contrarie, quelle ombre negli occhi, orfani di cielo estivo. Chiede aiuto ad una finestra chiusa, un ramo ormai spoglio di pudore e stagione confusa. Picchietta sui vetri e nodi e legni antichi addormentano frutti custoditi. Nude radici sprofondano al passo, dove la terra cede al buio calore pulsante. E vita rallenta, ma serba memoria, nel tessere trame di foglie con fili di speranza e lanugini di certezze con aghi di ghiaccio. Una trapunta di astri e fiori del gelo sul corpo trasparente protegge sogni rimasti accesi. Inverno, ti sento. Sui freddi muri, sulla pelle bianca, sulle mani che coprono il mio sorriso, mentre il cuore smette di battere quando tu mi guardi. E io non aggiungo altro se non where to next, Richie Everett, vamos, Marco. Sei all'ascolto di Radio Giano Public History, la tua radio web con tutta l'energia della storia e della letteratura. Radio Giano Public History ci puoi trovare su Spreaker.com e sul nostro sito gianophaps.it.
bene, e dopo queste bellissime note, devo dire che oggi il nostro regista Marco Lodi ha scelto veramente delle musiche una più bella dell'altra, torniamo al mondo oscuro, sotterraneo, ma anche vivo e giocoso anche sotto alcuni aspetti, di Irma Andreola. Allora, Irma, torniamo a te. Tu sì. Cosa chiedi alla poesia e cosa vuoi dare tu alla poesia? Sempre appunto che tu scriva, oltre che per passione, per amore, per dare e ricevere qualcosa. E se inoltre, e mi devi rispondere sinceramente, se ti piacerebbe essere pubblicata. Prego. Oh, qui ci siamo. Allora, come dicevo, per non, sì, mi ripeto, insomma, che amo scrivere da sempre, lo faccio per passione, ma una grande passione. Ovviamente non scrivo a comando, ma devo lasciarmi catturare da un'ispirazione, e che se non è molto forte proprio non mi trasporta, e piuttosto non scrivo. Se non mi trasporta nel magico mondo di emozioni, non so se ti dice qualcosa questo. Certo. Un magico mondo di emozioni è il titolo di qualcosa. Vabbè. Comunque ci sono dei momenti che sembra tutto vuoto, che il mondo non dia più motivo per scrivere. E poi pensi che la natura, la bellezza, l'amore ci saranno sempre, e quindi se io riuscirò ancora a donare delle emozioni, per me sarà sempre molto appagante. Ogni tanto, infatti, alla fine di un racconto abbinato a una poesia che pubblico, eccetera, scrivo sempre questa frase: se anche un solo sguardo si sarà posato sul mio mondo di parole, non sarà stato vano aprire l'anima per un attimo e renderne libero il volo. Scrivere è passione. Bravissima. Questa è una frase che mi accompagna in qualche modo quando pubblico in questa pagina di cui parlavamo i miei racconti e con le poesie, insomma. Però devo per rispondere alla tua domanda, se ho mai pensato di essere pubblicata, se mi piacerebbe. Se ti piacerebbe essere. Allora, tu in questo momento comunque, allora diciamolo Irma, tu, perché anche i social, anche scrivere in un magazine social, sì, è comunque una forma di pubblicazione. Non è una pubblicazione cartacea, però comunque hai un tuo pubblico. Vuoi parlarci di questa pagina di Pablo Paolo Peretti? Sì. Allora, Pablo Paolo Peretti lo conoscevo già da moltissimi anni, perché abitava qui nella mia città, e ci siamo incontrati in Facebook a distanza di molti anni, molti molti anni, per caso, per amici. Quindi comuni. una carambata. Sì, per caso ci siamo incontrati, io non l'avevo neanche riconosciuto, perché dopo tantissimi anni, certo, sapevo che scriveva così. Comunque niente, ci siamo incontrati e poi lui ha letto qualcosa di quello che avevo già cominciato a pubblicare nel mio profilo Facebook, solo per gli amici, come anche tuttora pubblico per gli amici. Certo. E così ci siamo scoperti, io che lui scriveva e lui che io scrivevo. E così poi, a distanza di un breve tempo, lui ha ideato questa pagina, magazine, che si chiama Pablo Paolo Peretti Copenaghen, e ha invitato alcuni amici, me compresa, a scrivere e pubblicare le nostre composizioni, che fossero di poesia, di prosa, di racconti, di cucina, di un po' di tutto. Certo. Allora certo. Io ho cominciato a pubblicare qui, ma per me è stato un colpo veramente forte, in quanto il fatto di pubblicare e pensare che non solo i miei pochi amici del profilo Facebook mi leggessero, ma ben altri, cioè era più estesa l'offerta delle mie scritture,
E mi sono sentita veramente male, ma male davvero fisicamente. Ti sei Gliel'ho anche sentita nuda, detto. denudata? Esatto, proprio spogliata di tutto quel poco che poteva coprirmi, Perché tu hai perché questa naturalmente corazza ho messo visuale. a nudo. Eh sì, ho messo a nudo veramente me stessa, perché io in quello che scrivo al 95% è autobiografico, mettiamo in Certo, chiaro questo. E quindi, certo. cioè, nei racconti può essere anche inventato fino a un certo punto, però c'è sempre una traccia mia molto, Però molto Irma, importante. tutto quello che si scrive è un po' per tutti autobiografico, tutti Sì, ci mettiamo del no, però nel momento in cui sicuramente. lo scrivi, lo metti sulla carta e lo pubblichi, Sì, diventa universale. Quindi lo tu so. lo guardi anche con una certa distanza. Sì. Allora, così ho cominciato a pubblicare in questa pagina, su invito di Pablo, che ancora ringrazio, Certo, e lo perché salutiamo. è merito anche suo, se più gente mi conosce e anche di come sono cambiata io praticamente, perché mi ha invogliato a scrivere maggiormente. E quindi ne sono molto contenta e anche grata in questo Ma ti senso. piacerebbe pubblicare un libro di tuoi racconti o di tue poesie? Sinceramente, se Allora, qualcuno sente questo sì, ti podcast. stavo rispondendo prima, poi abbiamo parlato di Pablo, che è importante soprattutto Certo, per certo. la mia evoluzione che c'è stata, insomma. Allora, la mia passione è scrivere, e su questo non ci piove perché l'abbiamo detto in più. Comunque, molti miei amici me l'hanno chiesto. Perché non pubblichi un libro? Perché non so dove trovare le tue cose, le tue pubblicazioni, devi pubblicare un libro. Io mi sono sempre bloccata su questo, perché non perché non mi sentissi all'altezza, o perché ognuno è bravo a modo proprio, è convinto delle proprie cose che fa, bene, male, meglio, peggio. Però devo dire che pubblicare equivarrebbe a tuffarsi in mare. E io effettivamente, realmente, non so nuotare e non mi piace l'acqua, anche se sono un segno zodiacale d'acqua, specie se l'acqua è inquinata. Quindi tu devi pensare che adesso ci sono più poeti, scrittori che lettori, Sì, giusto per la gente che quello pubblica. c'è, certo che E lo so. quindi io a un certo punto posso pensare di essere una dei tanti, non è un'ambizione che insomma, no. Ma mi sento così al momento. È un Mi piacerebbe atteggiamento un po' però. snob il tuo, eh? No, 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 guarda, chi mi conosce non dirà mai una cosa di questo genere, Beh, noi ci però conosciamo io da rispetto la tua scelta, però buttarsi nella mischia, allora sì. pubblicare vuol Cioè, dire non è che anche io abbia paura del emergere. confronto, mettiamo in chiaro, non è che io No. abbia paura del confronto, che sia questo il motivo, è tutt'altro, No, no, perché no, però persino anche le mie figlie mi dicono tu devi pubblicare, tu devi, cioè, quindi anche le persone vicino a me, che magari non è che mi dicono scrivi bene, te lo meriti, così qua, perché sono vicine a me, perché me l'hanno detto anche gli estranei, quelli che mi hanno letta, quindi. Certo, Facebook non è che certo, conosci tutti di persona, possono conoscermi appunto certo. attraverso le mie parole scritte, insomma. Al momento ci sto ancora pensando, Allora, mai dire siccome mai, io ecco, Da quel che ho mettiamola così. capito, Irma, tu, ognuno di noi ha i propri tempi di Sì. maturazione. Tu hai i tuoi tempi, magari tra 6 mesi qualcuno ti fa una proposta e tu ti butti nella mischia, perché poi magari appunto puoi emergere, ognuno poi ha il suo spazio, sai, Irma? Quindi ognuno ha il suo Sicuramente. spazio. Quindi tu, come ti sei creato il tuo spazio sui social, te lo puoi creare benissimo anche nell'editoria. Allora a questo punto, Irma, io direi di leggere, facciamo conoscere i tuoi versi bellissimi, vorresti. Prego, Irma. Sì, grazie. Vorresti. Ci sono giorni in cui vorresti deporre le armi e lasciarti andare al sole di primavera. Vorresti che le persone sentissero col cuore, senza tante spiegazioni, che mantenessero le promesse e cancellassero le illusioni.
che ti facessero sentire al primo posto con una corona di viole tra i capelli. Vorresti che ti regalassero una stella, non la luna, che certi tramonti finissero solo tuffandosi nell'anima, arrossendo le tue gote. Vorresti che le parole per chi non merita fossero solchi di distanza. Vorresti piuttosto dei piccoli silenzi per te. Nessuna parola, nessun pensiero, solo uno sguardo. Vorresti lasciare le tue tracce alla fine del giorno e rifugiarti in un sogno. Vorresti danzare sotto una pioggia di fiori di pesco e lasciarti trasportare dal vento leggero. Vorresti specchiarti in una goccia e riconoscerti farfalla, sbattere le ali e colorare i pensieri. Vorresti petali di ciliegio sulle labbra per addolcire il sorriso e scalare un cielo dopo l'altro fino all'ultimo, l'ultima scia d'arcobaleno. Vorresti un abbraccio infinito, in silenzio, a piedi nudi. Vorresti quella luce negli occhi riflessa in quelli di chi ami quando la notte è senza stelle. Vorresti il primo bacio d'amore sulla guancia, quello che ti farà tremare per sempre. Vorresti solo primavera per te. Bellissima, bellissima Irma, veramente complimenti, sei davvero brava. Io vorrei farti l'ultima domanda e volevo chiederti se avevi già eri già stata intervistata da qualcuno, oppure come ritieni questa esperienza radiofonica che sono certa appunto che tantissimi ascolteranno. Prego Irma. Alcune persone me l'hanno proposto di fare un'intervista, ma questa è la prima che ho accettato e ne sono molto felice e ritengo che questa esperienza radiofonica sia stata molto piacevole, interessante, accogliente, ben articolata, sviluppata. Cioè, mi è piaciuta tanto e devo dire anche ben condotta dalla intervistatrice. mi è piaciuta molto, sono molto contenta di dirla in breve. E io sono felice di essere la prima e onorata e spero sì, veramente di portarti fortuna, ma davvero Irma, perché te lo meriti. E volevo chiederti, Irma, le tue poesie in questo momento, oltre che la pagina di Pablo, tu hai un profilo social, giusto? Hai solo Facebook o ti si può trovare su altri social? No, io la maggior parte ho Facebook. Quindi chi vuole conoscere, leggere le tue poesie, Irma Drola. Solo in Facebook. Perfetto, perfetto, perfetto. Però le trova solo in quella pagina di Pablo. Che ripetiamo, puoi ripetere il nome della pagina, Irma? Sì, la pagina magazine si chiama Pablo Paolo Peretti Copenaghen. Perfetto, perfetto. Da trovare, chi vuole trovarmi basta che digiti il nome su cerca e lì può trovare sfogliando un po', oppure dei titoli che magari ha anche sentito durante questa intervista, può trovare qualche racconto, oppure queste poesie le può trovare anche lì. E tante altre, naturalmente. Ogni mese circa c'era un mio intervento, come quello di altri. Il mio nome lì è quello. Certo, viene aggiornata ogni mese. Allora io, Irma, prima di salutare i nostri tantissimi amici e affezionati ascoltatori, vorrei leggere con te l'ultima poesia che abbiamo scelto insieme e che si intitola Come ribella estate, di cui leggerò io come all'inizio la prima parte e tu la seconda e la parte finale. Come ribella estate, da sotto i trafori del cappello di paglia, spiavo lo sguardo curioso, azzurro e verde, di un gatto bianco e annoiato. L'immagine rimane impressa dopo aver vagato leggera nel caldo vento di giugno. Guardo lontano, dove spighe dorate solletticano il cielo.
nuvole nervose cambiano colore. Allegre cicale cantano insistenti e martellanti. Tutto è fermo, solo suoni e colori. Un fascio di frumento e papaveri. E la veste corta a liberare il colore degli anni, freschi e luminosi. Un sorriso ed è estate. E ricorderò le corse lente accaldate con le mani a ventaglio al riparo da un temporale improvviso, i pensieri innocenti in libertà, in chilometri di passi in giardino, mentre musica e lacrime s'adagiano delicate sui miei capelli bagnati. È solo pioggia d'estate, di breve durata, ha dissetato l'anima inconsapevole che guardava lontano, oltre il giardino, oltre i miagolii dei gatti innamorati, oltre le mie canzoni inventate, oltre la mia solitudine, oltre il timore delle pareti buie, oltre le biciclette abbandonate, oltre le soste di inebriante freschezza d'acqua cristallina nei pomeriggi di sole, intermezzi di felicità, di libertà, tra ombre e sogni rinchiusi, com'è di bella estate. Grazie Irma Andreola e spero che questo veramente questo podcast per te sia stato un sincero intermezzo di felicità. Grazie a te, io ne sono felice. Grazie, io saluto Marco Lodi alla regia. Saluto anch'io e ringrazio. Certo, e ricordo ai nostri ascoltatori che ci ritroveremo prestissimo con altri imperdibili appuntamenti. Vamos Marco con la sigla, un caro saluto e un caro abbraccio ancora a Irma Andreola. Ciao Irma, ciao a ciao, tutti. Ciao a tutti, grazie. Baci e abbracci dalla vostra Katia Simone. Vamos Marco, sigla. Muchas gracias por haber escuchado Radio Giano Historia Pública. Спасибо за прослушивание Radio Giano Public History. Grazie per aver ascoltato Radio Giano Public History. Radio Giano Public History. お聞きいただきありがとうございました. Sie haben Radio Giano gehört. Vielen Dank. Thanks for having joined us on Radio Giano Public History. Merci pour avoir écouté Radio Giano Public History. Благодарю, что слушали Radio Giano Public History.